Oggi servono 50.000 firme per portare una proposta di iniziativa popolare. Domani con questa riforma ne serviranno 150.000, molte di più. E, inoltre, con questa riforma non sarà obbligatorio per le Camere portarle in Parlamento e discuterne. Onorevole Castelli, ma che bisogna fare perché lei ci creda? La riforma garantisce nero su bianco che il Parlamento dovrà discutere e deliberare sulle leggi di iniziativa popolare in tempi certi. Il numero delle firme è stato alzato a 150.000 perché le leggi presentate dai cittadini e discusse dal Parlamento siano davvero espressione di una volontà diffusa. Basta bufale, basta un sì.